Radio Alba. Allora, senti, c'è una base forse che puoi mandare, che è la sigla di un programma che insieme a Cischio BJ hanno fatto. Allora proviamo a mandarla. Proviamo a mandarla. Date pure i microfoni a Carola, proviamo a mandarla perché è una bella sorpresa. Abbiamo improvvisato questo momento perché BJ non può essere qui. Ci sarebbe stata un'esibizione live, però vi facciamo sentire la sigla più bella di tutta Radio Alba. Allora, vai, segna. Contadina, l'autunno si avvicina e noi restiamo sempre freschi come il vino giù in cantina. Beviamo un bel cicchetto col vecchietto, c'ho il baretto che si corica nel letto. Hola. Casio Alba ti sveglia con voli, parte la giornata con calma, don't worry. Balla, ride, salta, oppure se vuoi canta, con pezzi in fila dal 2000 agli anni 90. Musica da festa, ti entra nella testa, cibo per la mente, finché non si resta. Allora, intanto il signor Wally, se si vuole avvicinare al palco, è il suo momento. Wally, dove sei? Eccolo qua, passa pure di qua. Meno male che c'è Wally, fai sera salvato, mia casa che barcolli. Meno male che c'è Wally, DJ alle arrive, DJ Brams e controlli. Meno male che c'è Wally, vivi giornate pazze fino a quando non crolli. Meno male che c'è Wally, se non ascolti Wally fa ridere. E meno male che c'è Wally, ladies and gentlemen, Wally. Allora, meno male che c'è Wally, fai sera salvato, mia casa che barcolli. Meno male che c'è Wally, BJ alle arrive, dice Branco. Allora, grazie Enrico, ancora un applauso a Enrico e a BJ che non può essere qui con noi. Allora Wally, fai un passo in avanti. Io lo dico perché tu sei famoso anche per essere un po' orso, posso dirlo? Sei un po' orso, un po' orso, un po' orso. Io e Antonella ci divertiamo a prenderti in giro, a dire che sei un orso, però io ti ho visto piangere quel mattino quando quei tre pirla, Cischio, Signa e BJ, sono entrati in radio e tu hai capito che loro hanno fatto questa cosa perché gli stai simpatico e perché ti volevano bene. Ci hanno messo tanto cuore in fare questa cosa e io ti ho visto che ti è scappata la lacrima. Quindi sei un orso, sei un orso, ma ce l'hai un cuore di sotto. Certo, c'è un cuore grosso così. Allora, com'è? Mi parli di questa eterna battaglia tra l'hip hop e tra il rock? Alla fine forse il R&B ha messo tutto insieme. Ma diciamo che sono due cose diverse, per me continuano a rimanere due cose diverse. Hanno provato a fare delle unioni tipo Run-DMC, tipo Aerosmith, tipo Beastie Boys, questa gente qua, però secondo me restano due mondi diversi, con un comune denominatore. Sono incazzate tutte e due, sono partite hanno qualcosa... da un'incazzatura comune, no? Comunque hanno qualcosa di incazzato, esatto, da dire, esatto. Allora, c'è un premio, il premio Wally Money. Grazie, non lo dai a me. Il premio, no, tu sei qui per annunciarlo. Allora, la nostra bella Carola ha una busta per te. Allora, il premio consiste in una telefonata tutti i giorni nel programma di questo bel signore, non dirlo ancora, te lo faccio dire tra poco, così loro faranno partire la base. In una telefonata per una settimana, tutti i giorni, con quest'uomo che al mattino alle 7:30 passa le Zeppelin. Alle 7, cara. Alle 7 passa le Zeppelin. Anche. Quindi, per farvi capire la forza del tuo programma, più i passaggi nella It Italia o Disco Vertigine, quindi 6 volte al giorno per una settimana. Insomma, ho detto un po' di supercazzo, ma mi avete capito. Ladies and gentlemen, premio Wally Morning. The Wind. The Wind. Dove sono? Fallo venire qua, voglio vederlo, voglio capire con chi parlerò poi al mattino. The Wind, questa sera non ce n'è. Eccolo qui, The Wind. Allora ti presento Wally. Non so se hai avuto modo di sentire quello che succederà. Per una settimana ti farà un po' di telefonate, ti dovrai svegliare presto quel mattino lì. E poi passerà uno dei tuoi brani. So che sta per uscire il secondo singolo. Per una settimana, 6 volte al giorno sulla radio. Posso anche annunciarti che se vuole, visto che è un artista che magari al mattino dorme di più, ci sarà una seconda parte che si chiamerà Life is a Minestrone, The Wally Morning. C'è proprio una seconda parte con della musica un po' più nuova, un po' meno c'è. Quindi se tu ti vuoi svegliare anche un po' più tardi. Allora, succederà che io ti do il suo numero e ti accordate per una bella serie di interviste telefoniche. Allora, grazie. Vuoi dire qualcosa? Vuoi dirci qualcosa? Sei uno dei primi ospiti che ci fa del live?
vi ringrazio per essere qua. Si sente? Sì, ok. Vi sono... No, abbiamo ancora pensa che non abbiamo avuto modo di conoscerci proprio per il Covid. È la prima volta che ci vediamo. Ti abbiamo fatto capire che ti vogliamo bene, però. Grazie, grazie, e anche io. Ma allora, che fa con la chitarra? Adesso ci fa sentire proprio il brano che stiamo sentendo. Se vuoi darmi il microfono, il palco del Radio Alba Festival incomincia le esibizioni live dopo al Narra con The Wind. Fate un grande applauso! Grazie. Grazie per queste magliette magnifiche. Occhio a Jack. Grazie per queste magliette magnifiche. Allora, so che la tracolla la puoi lasciare proprio lì per terra per il bassista. Allora, sta piovendo. Fate un applauso fortissimo che ste nuvole se ne vanno da quel paese.